Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Tutta Viaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Tutta Viaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1090 euro con volo diretto da Verona. Tutta Viaggi, viaggiare a Porto Gruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Porto Gruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Porto Gruaro, produzione e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Porto Gruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt, gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, per il basket, il punto sul momento difficile della Smack Hourly in Serie C Gold, Porto Gruaro si gioca i playoff di Serie D. In promozione la Fossaltese cade con la capolista San Vito, Concordia vince e ritorna a sperare. Per il volley, Porto Gruaro sempre più in alto, la pallavolo Concordia continua a volare, ancora medaglie per il judokiai Atena. Le nostre telecamere in casa della Gimnica Porto Gruaro. Nulla di nuovo in Serie C Gold. Oderzo ha violato anche il campo del Mestre, Jesolo ha passeggiato in quel di Bassano. Le due prime della classe hanno confermato la propria forza lontano da ogni genere di problemi che invece affliggono chi si deve conquistare la zona playoff, dove nessun'altra compagine riesce ad avere una certa regolarità di rendimento per ipotecarne la qualificazione. La Smack Hourly sta vivendo un momento particolarmente complicato. Nonostante il recupero del play titolare Bovolenta, contro l'Arzignano si è consumata per i litorani una pesante battuta d'arresto. Ad Annona Veneto, campo al quale i gialloblu hanno dovuto far sempre ricorso per l'ormai cronica indisponibilità del palamare, contrariamente a quel che tutti si attendevano, non si è vista quella reazione alla battuta d'arresto del turno precedente, subita contro lo Iadran a Trieste. Ancora una volta è venuta meno la percentuale di realizzazione, merito anche dei vicentini che, schierati in campo contro i lunghi, sono riusciti a limitare nel migliore dei modi Markovic, autore alla fine solamente di 7 punti. Marzignano sale subito in cattedra, Bordato e Volcato aprono le danze, Rizzi trascina poi il quintetto ospite al più 9 sul 18-9 con il quale si chiude il primo periodo. Nel proseguo della partita i gialloblu non riescono mai a trovare la forza di rientrarvi, così gli ospiti dilatano progressivamente il loro vantaggio sino a toccare il più 23, 36-59, con un tiro in sospensione di Bordato alla fine del terzo parziale, divario che poi riescono a controllare senza affanno anche nell'ultimo quarto.
Sì, è stata una partita che ci ha visto rincorrere sin dall'inizio, e bravi loro, e noi sicuramente non dovevamo entrare così poco convinti e abbiamo pagato questa leggerezza con due punti importanti. Domenica si va a Mestre, due squadre che arrivano da una sconfitta, il momento però diciamo è decisamente diverso, Mestre che comunque ha entusiasmo, voi che siete un po' in difficoltà. Il momento è difficile un po' per tutti, perché un po' tutti ci giochiamo di domenica in domenica un posto nei playoff, la classifica è molto corta, siamo tutti più o meno a 20 punti e quindi indipendentemente dallo stato d'animo che uno può avere dopo una sconfitta, dopo una vittoria, sarà importante resettare tutto e ripresentarsi in campo convinti e decisi. Avete qualche timore di non farcela? Mai, timore di non farcela non ce l'abbiamo mai, si parte sempre con l'idea che si può farcela, anzi che vogliamo vincere. E sarà una partita durissima perché giochiamo contro una buona squadra, una delle squadre candidate tra l'altro anche al salto di categoria. Giochiamo soprattutto in un campo molto difficile perché ci sarà sicuramente molto pubblico e quindi sarà importante da parte nostra rimanere concentrati sul campo. In Serie D Portogruaro invece è andata a segno sul campo della Cenerentola con Arsa, vittoria scontata maturata a rientro dall'intervallo lungo, quando dopo due primi quarti all'insegna di un certo equilibrio Piacentini si è caricato la squadra sulle spalle costruendo con i suoi 13 punti il break vincente, che poi viene controllato ed ulteriormente dilatato senza falli nell'ultimo parziale. In altre parole, si è trattato quasi di un allenamento in vista della partita di domenica prossima con il Geatti Udine, che in caso di vittoria garantirebbe la matematica qualificazione alla pool promozione con una giornata d'anticipo, privando di significato l'ultima trasferta in casa di un Casarsa capace di impartire una severa lezione anche alla capolista Sacile, imbattuta da ben 4 mesi. Nei primi due quarti Gonars ha dato filo da torcere. Siamo andati in svantaggio di 2 punti al riposo. Eravamo ben concentrati e abbiamo sbagliato troppe cose semplici davanti alla loro aggressività nel provare il tutto per tutto. Poi rientrati dalla pausa, devo dire, abbiamo trovato una difesa che ci ha permesso di allungare, soprattutto grazie a un'ottima prestazione di Piacentin, che non ha sbagliato mai. Ci aspetta una bella settimana che ci porta alla partita con Geatti, vero scontro diretto del nostro campionato. Se vinciamo siamo automaticamente ai playoff e ci portiamo dietro 4 punti negli scontri diretti con tutte le squadre che possono entrare sotto di noi, per cui vediamo di prepararci bene sapendo che la partita è importante e che dobbiamo affrontarla al massimo delle nostre possibilità con la tranquillità che finora abbiamo lavorato bene e che il campionato ci porta a 2 partite dalla fine a giocarci playoff, per cui mi aspetto di lavorare con grande serenità e di affrontare la partita con aggressività e con cattiveria per arrivare ai playoff. Ecco. Abbiamo tutte le possibilità perché all'andata avevamo vinto contro di loro una partita dura, però li avevamo tenuti a 46 punti. Noi ne abbiamo fatti 48, per cui mi aspetto la stessa applicazione difensiva e chiaramente qualche canestro in più. Poi vorremmo, ci siamo detti in spogliatoio che poi non siamo tranquilli solo della vittoria dell'eventuale vittoria con Geatti, ma vogliamo onorare il campionato per poi giocarci tutti nella seconda fase. Pensiamo intanto comunque a domenica, che è la partita capitale per noi. In promozione, a 3 giornate dalla fine della stagione regolare, il BVO Basket Annone Veneto è caduto sul parquet amico nel derby con il Palosesto, vedendo così complicarsi il cammino verso i playoff. Stessa cosa dicasi per la Pallacanestro Fossaltese, che non è riuscita a contrastare la capolista San Vito.
Pessimo l'avvio dei biancoverdi che tuttavia erano riusciti a rientrare in partita sino almeno uno, salvo poi commettere una serie di ingenuità che hanno permesso ai pordenonesi di prendere il largo in maniera definitiva. 56-63 con la capolista San Vito. Coach, qual è il rammarico più grande di questa partita? Caro Andrea, che venerdì 17, no scherzo, al di là delle battute. Ma rammarico, ovviamente abbiamo fatto tutto noi, abbiamo attaccato per loro, e abbiamo difeso per noi, abbiamo attaccato per noi, abbiamo fatto tutto noi. Fine, abbiamo regalato una partita così, diciamo, senza dover, senza giocare, con poca testa, e d'altronde abbiamo perso un sacco di palloni, tiri liberi, quindi abbiamo fatto e disfatto tutto quanto noi, quindi ci meritiamo questo punteggio qui. Eravate rientrati sino ad una lunghezza, poi appunto ci sono state tre palle perse consecutive che hanno consegnato la partita in mano agli avversari. Sì, un mea culpa, non, ho insistito con una difesa a uomo quando dovevamo passare la zona, e quindi colpa mia. Hanno fatto velocemente questa scelta, però comunque non sono solo quelle tre palle perse lì, perché adesso andremo a vedere, penso che saranno una ventina come minimo in una partita, 20 palle sono 40 punti, ok, e quindi ce la poteva giocare tranquillamente. Ma ripeto, il problema è stato nostro di testa, però insomma abbiamo fatto un buon allenamento, ci serve e andiamo avanti, non è finita qua insomma. Diciamo che ce la siamo complicata da soli, perché comunque noi siamo in un periodo che stiamo ritornando in forma dopo un girone d'andata giocato alla grande, però siamo in un periodo ancora di recupero, dunque sono due partite che abbiamo tornato a far punti, ma anche questa abbiamo dimostrato che potevamo vincerla e chiudere la prima, e poi ci siamo fatti recuperare per nostra ingenuità, però alla fine l'abbiamo portata a casa, era l'importante per noi, ecco, perché vincere contro una delle seconde oggi dà uno slancio in più per la corsa finale verso i playoff. Una corsa appunto che è decisamente molto ma molto equilibrata. Sì, sicuramente sì, vista la prima parte del campionato noi pensavamo di essere un po' più tranquilli, poi ce la siamo complicata da soli, adesso eravamo tutti a 16, adesso noi abbiamo un po' allungato, la differenza la faranno gli scontri diretti, e noi grazie soprattutto anche al girone di andata siamo, diciamo, in vantaggio negli scontri diretti quasi con tutti insomma. Ecco, quindi obiettivo sicuramente la Serie D a questo punto, e poi prossimo anno? No, il nostro obiettivo è far giocare i giovani, in squadra abbiamo tanti 95, 96 che sono tra l'altro, non per mancare di rispetto a nessuno, i più forti che abbiamo in squadra, e puntiamo a loro, abbiamo un settore giovanile in crescita, abbiamo un under 16 molto forte, il prossimo anno li faremo entrare anche in promozione i ragazzi, l'obiettivo della società è crescere con i giovani, dunque se viene la Serie D buono, ma però noi puntiamo a far giocare i giovani e fare un bel campionato, poi la Serie D vedremo insomma. In Serie B femminile è ritornata finalmente al successo la Polisportiva Concordia. Contro la Ginnastica Triestina si trattava dell'ultima spiaggia per coltivare ancora qualche speranza di agganciare il treno dei play-out. Sempre in avanti, trascinate da una Tornutti in giornata di grazia autrice di 15 punti, le concordiesi solamente nell'ultimo quarto, probabilmente tradite dalla paura di vincere, hanno finito per farsi avvicinare pericolosamente dalle giuliane, che dal meno 14 sono arrivate almeno 2 sul 55-53, prima che ancora una volta Tornutti prenda per mano le compagne con un parziale di 7-0 nell'ultimo minuto fissi lo score sul 62-53. Sì, beh, innanzitutto era veramente l'ultima spiaggia, cioè dovevamo assolutamente vincere, poi è chiaro che non è che manca una partita, perché ne mancano 7, quindi potevano succedere ancora tante cose, però è chiaro che vincere ieri era fondamentale, e per fortuna abbiamo vinto, anche perché onestamente sono più deboli di noi. Solo che loro per fino adesso hanno dimostrato qualcosina più di noi. Speriamo che questa vittoria ci dia morale, che secondo me è quello che ci manca per le prossime partite. Ecco, alla luce di quanto avete dimostrato domenica appunto contro la Ginnastica Triestina, c'è tanto rammarico per come avete buttato via la partita all'andata? Sì, c'è tanto rammarico per come abbiamo buttato via la partita all'andata, anche se ci mancavano determinate giocatrici.
però c'è rammarico anche per tante altre partite che abbiamo buttato via, secondo me, perché ripeto, sicuramente non siamo uno squadrone, sicuramente non siamo una squadra da primi posti, ma sicuramente non siamo neanche la squadra che ha 4 punti. Diciamo pure che la scorsa settimana avete avuto modo di allenarvi un po' di più tutti assieme e i risultati si sono visti. Sì, è vero, per una volta siamo riusciti a fare 3 allenamenti, che per noi è un miracolo, e le cose si sono viste, le ragazze erano pronte, sapevano perfettamente quello che dovevano fare, perché avevamo avuto 3 giorni per preparare la partita importante. Quando di giorni ne hai uno e ci devi mettere dentro un po' di corsa, un po' di tecnica, un po' di tattica, è dura alla domenica essere proprio pronti. Una partita che avete praticamente condotto dall'inizio alla fine, anche se proprio nell'ultimo quarto gli avversari si sono veramente avvicinate fino a 2 punti. Sì, siamo sempre state sopra, comodamente, siamo arrivati a più 14, poi abituate a perdere, purtroppo abbiamo avuto paura di vincere. Sono arrivate loro a meno 2, però lì le giocatrici sono state brave e hanno ricominciato a giocare, e poi abbiamo vinto di 10, insomma, 9. Insomma. C'è stato un momento in cui ho avuto paura, devo dire la sincera verità, perché poi scatta un meccanismo, ecco, succede come succede tutte le altre partite, ecco, la buttiamo via, e invece, ripeto, complice il fatto che, secondo me, ripeto, siamo più forti, ci siamo calmate, siamo ritornate a giocare e abbiamo vinto, insomma. Ecco, 2 punti dalle Triestine, dalla ginnastica triestina, in questo momento sarebbero play out, è ovvio, dovete vincere ancora qualche partita. Sì, dobbiamo vincere ancora qualche partita, cominciamo da Monfalcone, che comunque è una squadra, secondo me, alla nostra portata, giochiamo fuori casa e noi fuori casa, se mi permetti, siamo un disastro, non so perché a livello mentale. Siamo una squadra completamente differente in casa e fuori casa, ripeto, non è impossibile, altre partite, ti dico sinceramente, non sono alla nostra portata, questa, se devo dirti la sincera verità, secondo me è alla nostra portata, fuori casa un po' meno. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Porto Gruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Porto Gruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda afro salta di Porto Gruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Porto Gruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto.
Ancora una giornata amara per il Bibione Mare, avviato ormai verso la retrocessione in Serie C. A Trebaselle che è arrivata una sconfitta per 3-1, dalla quale tuttavia si sono potuti trarre dei segnali di crescita. Dopo aver vinto il primo parziale 21-25, hanno lottato col coltello tra i denti in tutti gli altri, purtroppo venendo meno in quanto a precisione proprio nelle fasi cruciali, dove invece i patavini non hanno perdonato, vincendo 25-23, 25-22, 25-20. In vetta a lunga ancora Prata su Bolzano, passato solo al tie break in quel di Cordenos con il Martellozzo. Gli altoatesini adesso sono stati agganciati in seconda posizione dal Motta, che si è aggiudicato il derby della Marca con il Volley Treviso. E in Serie C il Portoguaro continua a vincere anche lontano dal Palalovisa. A Padova hanno regolato il Chioene per 3-0, confermandosi al quarto posto in classifica, restando sempre a 5 punti della vetta. Il tutto in attesa degli scontri diretti, dove sulle ali dell'entusiasmo niente è precluso ai portoguaresi. Allenamento del lunedì dopo la quarta vittoria di fila. Capitano, allora meglio di così non potrebbe andare. Sì, eravamo già contenti della seconda vittoria di fila, alla terza ancora di più, la quarta diciamo che ci stiamo prendendo gusto. La vittoria di Padova nel palazzetto della Serie A è sempre una bella cosa, anche perché è la prima volta che riusciamo a vincere al Palafabris, sì, Chioene Arena, quello che è. Ci siamo anche divertiti un sacco perché siamo riusciti a giocare sfruttando tutti i nostri punti di forza e mettere alla corda un avversario giovane che pochi anni fa eravamo noi magari. Al di là del fatto che i risultati fanno morale, in ogni caso voi sembrate veramente più gruppo adesso. Sì, sì, nel corso della stagione abbiamo girato un po' tutta la rosa, vuoi infortuni, vuoi che ci dobbiamo ancora conoscere al 100%. Devo dire che adesso ci troviamo bene sia dentro che fuori dal campo e riusciamo un po' tutti a dare qualcosa che si provi in allenamento. Quello che proviamo lo diamo, riusciamo a darlo partita, magari prima invece avevamo determinati ruoli e ancora però non andava. Insomma, non saprei proprio dire quando è cominciato il cambiamento, forse con la partita di Loreggia, che era la nostra bestia nera. Da lì siamo riusciti a trovare fiducia e anche continuità di gioco. Quinto posto in classifica, guardandolo adesso sareste nel pieno dei playoff. Sì, tutte le squadre che ci sono davanti sono denti avvelenati, nel senso che ce l'abbiamo lì, l'abbiamo giocato, abbiamo perso con tutte e due quelle che ci sono davanti, però in modo veramente non da noi, quindi resta l'ambizione di vedere fino a dove possiamo arrivare. Al ritorno non vediamo l'ora di andare a casa loro e giocarci al massimo, poi sarà quel che sarà, playoff o non playoff, diciamo che vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni con le squadre che ci sono davanti, che sono alla nostra portata. La Serie D femminile vedeva in programma il derby tra le due rappresentanti del Veneto orientale. In rivalivenza si sono affrontate San Stino e Portogruaro. Hanno vinto nettamente le ospiti, proiettate ormai verso una tranquilla salvezza, lasciando invece nel pieno di una crisi di difficile soluzione le sanstinesi ormai sprofondate in piena zona play-out. Invece in prima divisione la Pallavolo Concordia continua a vincere. Contro la Cenerentola Synergy milanese l'impegno non era sicuramente proibitivo. Vittoria facile per 3-0 secondo copione, che proietta le concordiesi allo scontro promozione con il Volley Claudia di sabato prossimo, in ritardo solamente di una lunghezza, con l'obiettivo di operare il sorpasso e accorciare ulteriormente sulla vetta della classifica. Sì, l'avevamo già preventivato, ne avevamo parlato in settimana, è stata l'opportunità anche per fare giocare chi gioca meno e adesso ci aspetta il bello. E appunto allora vi aspetta veramente una settimana di quelle toste, di quelle calde, che anticipa la partita clou, la partita forse della stagione con il Clodia. Sì, forse non proprio la stagione, perché fortunatamente ne abbiamo ancora tante altre, poi in caso di sconfitta potremo anche recuperare, però come hai detto tu effettivamente l'obiettivo, cioè finalmente arriviamo a questa partita, abbiamo un obiettivo bene in testa che è quello di portare a casa i 3 punti, sarà una settimana sicuramente impegnativa sotto il profilo mentale dopo una partita del genere dove abbiamo giocato pochissimo, ma sono sicuro che le ragazze sabato prossimo risponderanno all'impegno in maniera egregia. E allora Chiara Marin, è stato veramente tutto facile questa sera? Sì, dai, con poco siamo riuscite, pian piano abbiamo fatto anche un giro di ragazze, siamo riuscite a giocare tutte e per fortuna è stata una partita facile da portare a casa. Partita facile questa sera che anticipa lo scontro veramente al vertice di sabato prossimo. Sì, diciamo che sabato sarà una partita dura, però
manca una settimana, quindi stiamo calme, tranquille e ce la giochiamo, dai, senza pensarci troppo, che è la cosa più importante. Anche perché avete già battuto la capolista, sabato arriva il Clodia ed è l'occasione veramente per fare quel salto di qualità in campionato che tutti quanti si attendono. Sì, diciamo che non ci adagiamo sugli allori, andiamo tranquille come abbiamo sempre fatto e speriamo di portare a casa anche la prossima partita, che è una partita importante per tirar su punti e andare su in classifica. Sicuramente non è una partita facile, però puntiamo soprattutto non tanto nel fare punti ma nel limitare gli errori il più possibili, che è quello che conta alla fine, perché sarà una partita che verrà giocata alla pari e vincerà sicuramente chi sbaglia di meno. La stagione del judo entra nel vivo e per il judo che hai a te in Portogruaro sono già medaglie. Lo scorso fine settimana i giovani agonisti portoguaresi hanno partecipato ad un torneo interregionale in quel di Crisignano, conquistando un oro ed un bronzo in combattimento. Sabato invece sarà il kata a ritornare in primo piano. Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo sono stati convocati in nazionale per la prima tappa del campionato europeo in programma a Bruxelles. Sì, domenica scorsa abbiamo partecipato a un torneo interregionale, abbiamo ottenuto 2 medaglie, a dire la verità siamo andati anche con 10 atleti, quindi diciamo che la soddisfazione è che tutti gli altri atleti, la maggior parte, sono arrivati al 5º posto, però abbiamo ottenuto un 1º posto con Di Luca Pacco e un 3º posto con Curci Ludovico, 2 esordienti che veramente stanno promettendo bene e diciamo che con questa gara inizia un po' la nostra stagione, che sarà molto lunga e anche intensa sia per quanto riguarda la parte, diciamo, agonistica che per quanto riguarda la parte kata. Eccoci assieme ai 2 nazionali, ad Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo. Dunque Tommaso, siete prossimi a questa avventura con la nazionale italiana, andate a Bruxelles, per quale competizione? Praticamente questa è la prima tappa del, diciamo così, campionato europeo, e la prima tappa di 2 che qualifica anche per i campionati veri e propri europei che si terranno a Malta a maggio. Vi arrivate dopo aver potuto così fare esperienza al Gran Prix d'Italia di Giaveno? Sì, a fine gennaio abbiamo già sostenuto la prima tappa del Gran Prix italiano, gara che ci ha permesso di metterci in allenamento e di prepararci adeguatamente alla prossima gara a Bruxelles. Ci aspettiamo di fare il meglio possibile e vorrei aggiungere anche che anche la nostra giovane età per partecipare a questo campionato è una bella soddisfazione. Concorriamo insieme a coppie ben più esperte e ben più anziane, diciamo, quindi sarà una bella sfida. Adesso siamo con Paco Di Luca, che ha vinto la medaglia d'oro in che categoria? 66 kg. Quindi è stata una grande soddisfazione. La mia prima gara d'esordiente, quindi sì. Quindi inizio veramente con il botto per quanto ti riguarda. Sì, ero emozionatissimo quando ho vinto perché non ho mai provato una gioia così grande. È ripartito, sapevi delle tue possibilità oppure è stata proprio una sorpresa anche per te stesso? È stata una sorpresa perché siccome non c'era nessuno della mia categoria mi hanno messo con quella successiva, quindi non me l'aspettavo di vincere, però è andata così, mi piace. Un punto di partenza per arrivare dove? Beh, come diranno tutti, alle Olimpiadi, però c'è tanta strada da fare, quindi ci provo però. Ecco, quindi insomma, vuoi fare judo appunto per arrivare in alto, non è che, insomma, che lo vuoi fare solo per a titolo di divertimento, a titolo di passione, proprio per arrivare, diciamo, a certi livelli? No, anche per passione, perché se una cosa non ti piace di solito non ti impegni e non ottieni risultati, quindi è anche per passione che lo faccio. Le telecamere di Obiettivo Sport sono ospiti quest'oggi della New Gymnica Portogruaro, una società che ormai da tanti anni, da oltre 30 anni, pratica la ginnastica artistica in riva all'Emene. Siamo con Rita Sartor, la responsabile tecnica del sodalizio portoguarese, una società allora che conta quante atlete? Circa una novantina quest'anno.
Avete iniziato l'attività nazionale, 2 anni fa avete partecipato ai campionati italiani di Torino, lo scorso anno, anzi a dicembre dello scorso anno siete stati a Pisa, dove avete appunto ottenuto alcune medaglie. Sì, con la categoria delle pulcine, quindi delle più piccole, abbiamo portato a casa oro, argento e bronzo, la triplete praticamente. E con le più piccoline, con le più grandi, le senior, abbiamo preso un 7° posto e un 4° posto. Ci sono realtà lì effettivamente molto diverse dalle nostre, squadre che si allenano anche 8 ore al giorno, sì, 8 ore al giorno per 3-4 volte alla settimana. Voi quante ore vi allenate? Allora, questo dipende, perché ci sono i gruppi basici che fanno 1 ora e mezza, 1 ora le più piccoline, 1 ora e mezza quelle medie, invece l'agonistica bene o male dovrebbe fare perlomeno 6-7 ore a settimana. Questo per noi è impossibile perché non abbiamo la struttura, una struttura fissa se vogliamo dirla così, e i costi sono alti, e dalle insegnanti giustamente alle palestre. E è un po' di tutto, tra virgolette, nel senso che nonostante ci alleniamo poco, perché appunto i problemi sono tanti, diversi, abbiamo comunque preso atto che le nostre capacità possono portarci alto, un livello alto. Avessimo qualcuno che ci aiutasse, forse qualcosa di più potremmo fare. Tanti anni di attività e purtroppo siete ancora nell'ombra. Siamo nell'ombra perché comunque la ginnastica artistica, come altri piccoli più sport, più piccoli diciamo così, non viene da garantito un giusto margine, come può avere il calcio, come può avere il basket, può avere la pallavolo. E noi vorremmo crescere, vorremmo andare in GAF, che è la maggior serie di ginnastica, e però ci vuole una alle spalle, delle spalle belle grosse, diciamo così. A noi non, per avere una corsia come questa, dove si allenano, un tumbling che è una corsia rimbalzante, cioè ci vogliono tanti tanti soldini, che con i genitori, grazie ai genitori, abbiamo acquistato, però non è mai abbastanza. Vorremmo crescere, vorremmo fare appunto tante cose, ma è dura senza uno sponsor, senza un comune che ci sostiene, anche se Portogruaro qualcosa fa, però non fa moltissimo. Per uno dei problemi dovete provvedere anche all'acquisto di un defibrillatore. Esatto, ci manca il defibrillatore, ahimè, è una cosa assolutamente indispensabile, obbligatoria, costa sui 1500 euro, siamo un'associazione piccola che dobbiamo crescere, il comune non ce lo passa, non c'è all'interno delle palestre come questa comunque, quindi cerchiamo qualcuno che ci possa dare una mano, uno sponsor piccolino,